L'auditorium di Cari Parma in via San Bartolomeo ha ospitato la terza edizione del convegno di Confap Industria dedicato al packaging, iniziato nel 2016 per far conoscere questo importante distretto industriale locale, più di 70 imprese, oltre 1500 addetti, più altri 1000 di indotto. È diventato davvero un piccolo caso a livello nazionale, oggi ospiti ancora più di prestigio, si parla del futuro del packaging, ma soprattutto, Presidente Cristian Camisa, si parla di come Piacenza può diventare capitale di un settore così importante. Sì, come diceva lei, è un settore che ai più era sconosciuto sul nostro territorio, che invece sta crescendo a ritmi vertiginosi, sia in termini di occupazionali che in termini di indotto, con livelli di crescita che sono più alti dei livelli medi in termini di PIL. Quindi era doveroso per un'associazione come la nostra, che rappresenta una parte importante all'industria di questo territorio, cercare di valorizzare al massimo. È un orgoglio, non le nascondo, quello di aver fatto venire in questi anni i maggiori esperti non solo a livello nazionale ma a livello internazionale e anche le maggiori imprese di settore. Come sempre, dietro a un'impresa così ben riuscita come questi convegni, iniziati nel 2016, proseguiti l'anno scorso e conclusi quest'anno, c'è la mano di una donna, quella di Anna Paola Cavanna. Si chiude un cerchio a livello locale, non è detto però che non possa diventare di rilevanza nazionale. No, infatti abbiamo cercato prima di spiegare alla città e ai piacentini quanto è importante il mondo del packaging qui sul territorio piacentino, però dall'anno prossimo diventerà a respiro internazionale e nazionale, quindi verrà acquisito il nostro convegno da Unione Alimentari e verrà portato in tutta Italia, probabilmente con più tappe sia al nord che al sud per portare avanti questo progetto condiviso. E poi la cosa bella di questo convegno di quest'anno è che abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole facendo delle ore di alternanza scuola-lavoro, proponendo a loro un contest e loro hanno partecipato producendo dei video molto belli, molto anche innovativi per cercare nuove soluzioni di imballaggio. E dunque, come spesso accade, si passa dai ragazzi, dai giovani per arrivare alle famiglie, per arrivare ai genitori. Buoni comportamenti legati al packaging, ma anche buon packaging dal punto di vista della conservazione dei cibi, ma anche dell'ambiente. Tutto questo, ricordiamolo, partito da Piacenza. Ecco, Confap Industria, che ha un vulcano di idee, ne ha un'altra da lanciare legato proprio a questo settore. Sì, abbiamo pensato proprio questa mattina come poter mettere a fattor comune anche per la città tutto l'insieme di conoscenze che noi abbiamo acquisito in questi anni. Molto spesso anche l'ente fiera è sempre alla ricerca di nuove tematiche da affrontare e proporrò nei prossimi giorni alla Geometra Cavalli, che è il presidente di Piacenza Expo, di valutare un eventuale convegno sul packaging. Se decidesse di fare una fiera in tal senso, sicuramente noi ci metteremmo a disposizione per trasmettere tutto il patrimonio, dicevo, di know-how che abbiamo acquisito e la conoscenza di tanti imprenditori e operatori di livello nazionale e internazionale.